La Regione Campania ha stanziato 20 milioni di euro a favore delle comunità montane e amministrazioni provinciali per la realizzazione degli interventi nell'ambito dei piani di forestazione e bonifica montana degli enti delegati, in ottemperanza al documento esecutivo di programmazione forestale 2018-2020 ed in linea con i dettami del regolamento regionale in materia di forestazione. In attesa del saldo europeo, l'acconto su fondo regionale dovrebbe portare all'ente montano di Padula circa 800.000 euro. Una boccata d'ossigeno per gli enti montani che, come sottolineato da Franco Alfieri, capo della segreteria di Vincenzo De Luca, potranno progettare e attuare interventi finalizzati alla cura e manutenzione straordinaria dei nostri territori montani e collinari, oltre che alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, che copre quasi un terzo della superficie della Campania. Puntiamo in particolare alla prevenzione, messa in sicurezza e protezione dei territori montani, perché solo in questo modo si creano le condizioni per favorire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne e porre così un argine al dilagante fenomeno dello spopolamento. Gli interventi, aggiunge Alfieri, saranno attuati con l'impiego degli operai idraulico-forestali in forza agli enti delegati. Abbiamo messo al bando le logiche assistenzialistiche del passato e previsto un impegno più produttivo degli idraulico-forestali nell'ambito delle numerose e più articolate funzioni che il regolamento regionale assegna agli enti delegati. Intanto proseguono i pagamenti delle rendicontazioni per gli interventi di forestazione e bonifica montana relativi al triennio 2015-2017. Ai 210 milioni già trasferiti agli enti delegati, annuncia Alfieri, si aggiungeranno, non appena riceveremo le rendicontazioni, altri 28 milioni che consentiranno il completamento di tutti i progetti finanziati nelle annualità precedenti ed il pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori forestali.